Ospiti d'onore a questa 22esima edizione del premio Calabria che lavora eccellenze calabresi, la grande Carmen Russo insieme al marito Enzo Paolo Turchi. Non è la prima volta che tu ti trovi a essere presente come ospite d'onore. Sì, è vero, ci lega. Anche perché ci lega molto, noi siamo molto amici del patron, il grande Buccinà. A prescindere da questo, perché noi in Calabria abbiamo veramente tanti amici e siamo sempre, ogni estate siamo qui, anche con la bambina, perché a parte il mare è stupendo, quindi... Frequentiamo la Calabria con grande piacere e quindi è un piacere anche essere qui in questa bellissima serata, che è un motivo d'orgoglio per tutti i calabresi, ma sia per chi viene premiato, ma anche per tutta la Calabria. Bene, ora voglio parlare invece di questa splendida coppia, unita da tanti anni con una meravigliosa bambina che si chiama? Maria. Bene, quando tu sei in giro, che hai fatto grande fratello VIP, quindi abbiamo avuto di ammirarti nella tua semplicità ma anche nella tua grandezza di donna, di madre. Enzo, tu eri a casa con la bambina, penso che è stato difficile anche fare un doppio ruolo. Io penso che già fare il genitore è difficile, poi in questo caso io mi sentivo sempre in colpa, dico mo sbaglio qua, sbaglio là, pensando a lei che giustamente la mamma è una figura che in una famiglia è importantissima, il papà sì, ma fino a un certo punto, lì dovevo fare i due ruoli. Non lo so quello che ho fatto. Sei stato bravissimo, io lo dico sempre, io ero il grande fratello ma tu hai fatto il grande papà, perché Maria io l'ho ritrovata dopo 4 mesi e mezzo che era una ragazzina molto più matura, responsabile, quindi sei stato molto bravo. Sì, è Maria che è stata brava con me. Anche, vabbè. Allora notiamo che è una coppia veramente innamorata, una coppia meravigliosa, tu hai avuto modo anche di farti conoscere meglio grandi accordi. Questa grande esperienza cosa ti ha lasciato? Ma sai, oggi cosa mi ha lasciato? Il reality è sempre un'esperienza atipica, anomala della tua vita, quindi tra l'Isola dei Famosi è stata un'esperienza molto dura, diversa, unica. Il Grande Fratello è un esperimento sociale, quindi la convivenza con altri è quella la problematica. Io psicologicamente ero serena che a casa, perché tu devi stare serena. Poi ho un carattere che ha un grande spirito d'adattamento, quindi io ero lì e me li guardavo. Cioè, è stato bello, sai che cosa? Conoscere le nuove generazioni dei 20-30 anni che non avrei mai avuto l'occasione di conoscere nella vita normale. Quindi è stata un'esperienza positiva. E Alfonso Signorini che ti ha voluto e ha voluto continuare a vederti con i tuoi balletti, perché sei una grande ballerina e lo continui ad essere, anche perché voi vi siete conosciuti con il ballo. Con la danza, sì, la danza, sì. Con sì. Una tournée. E a proposito di tournée, quest'estate ritorniamo in tournée, facciamo di nuovo uno spettacolo di danza, di musica, di show, uno show con vari costumi, ballerini, ballerine, musicisti e quindi un po' diciamo... È un seguito del Grande Fratello concentrato in uno spettacolo, perché tutti quei balletti che facevo grazie all'aiuto di Enzo Paolo come coreografie mi erano piaciuti molto, sono piaciuti, e allora ecco la proposta di rifare la tournée. Bene, noi vi auguriamo buon lavoro, speriamo di vederci in Calabria. Ciao a tutti. Ciao.